Una chiusura dirompente ha segnato l'ultimo appuntamento della stagione dei concerti del giovedì Un'idea per la città 2019, promosso dal Conservatorio di Musica di Vibo Valentia con la collaborazione organizzativa di Ama Calabria. Il concerto, come sempre tenuto all'auditorium dello Spirito Santo, ha avuto questa volta la collaborazione del Kivanis Club di Vibo Valentia, presieduto da Riccardo Celano, ed ha visto come protagonista una delle più celebri violiste internazionali, Anna Serova, che insieme ai Tango Sonos Trio, Antonio Ippolito bandoneon, Gerardo Scaglione contrabbasso, Nicola Ippolito pianoforte, ha dato vita ad un concerto memorabile. Figura unica nel panorama internazionale, la violista Anna Serova ha ricevuto negli ultimi anni dediche di alcuni dei più importanti compositori contemporanei, i quali hanno creato per lei un nuovo genere di composizione, unendo la forma del concerto all'azione scenica di un'opera di teatro. Per la rara bellezza del suono e per la sua notevole duttilità artistica, Anna Serova è molto richiesta anche nella musica da camera. Di assoluto fascino il programma impostato sull'interpretazione di alcuni capolavori della musica, tutti rivisitati e reinterpretati al ritmo del tango. In un'alternanza entusiasmante si è così passati dalla Tanghiera di Mariano Mores alla Traviata di Giuseppe Verdi ed ancora dalla Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni a Giacomo Puccini al Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini per passare alla Milonga e quindi andare all'Elisir d'Amore di Gaetano Donizetti per chiudere con il travolgente tango di Astor Piazzolla. Il tutto in un crescendo che ha letteralmente conquistato, incantato, avvinto il pubblico presente. Un programma particolare quello presentato. Sì, è Tango all'Opera, che unisce due mondi geograficamente molto lontani, tango argentino e l'opera italiana, però se noi consideriamo che il tango deve la sua esistenza all'emigrazione italiana, all'opera lirica, alla canzone napoletana che l'emigrazione italiana ha portato in Argentina, alla fine esce fuori che siamo tutti parenti. E come è stata l'esperienza di essere a fianco di una artista come Anna Serova? Beh, ovviamente è un grande onore per noi suonare con lei e avere il piacere di condividere questo progetto, anche idee comuni. Poi è bello perché ci troviamo bene anche fuori dal mondo della musica, fuori dalla musica. Quindi niente, molto molto bello, siamo contenti di suonare con Anna. Dovrei aggiungere che anche noi proveniamo dai mondi abbastanza diversi, perché io sono, diciamo, un'impronta e una tutta la istruzione della musicista super accademica. Loro, nonostante che sono anche loro, hanno cominciato come accademici, poi hanno praticamente deviato, sono specializzati nel tango, sono assolutamente migliori in circolazione, perciò veramente per me è stata una grandissima fortuna incontrarli, come era anche per caso ci siamo incontrati, perché ho imparato moltissimo da loro, perché il suonare tango non è così semplice, non è così scontato come sembra.